Oggi riapertura delle scuole superiori nella nostra regione, c'è però uno sciopero digitale di alcuni studenti, un sit-in nei pressi della sede del Consiglio regionale di Pescara. Quali i motivi di questa protesta? I motivi sono che noi chiediamo un rientro a scuola adesso ma in sicurezza e purtroppo non è stato garantito al 100%. La regione ha provveduto ad aumentare le corse, ad aumentare gli autobus, tuttavia mancano ancora delle certezze che garantiscano agli studenti un ritorno in sicurezza. Si sono già visti i primi fallaci, i problemi nei trasporti e il problema più grande è comunque anche quello dei presidi sanitari nelle scuole e di uno screening che purtroppo è iniziato il primo giorno di rientro a scuola e che quindi non garantisce una prevenzione dei contagi. Inoltre chiediamo che si possano fissare degli screening ripetuti e quindi che si continui a prevenire il contagio nelle scuole per tutto l'anno, cosa che non è stata fatta. Voi vi rivolgete alla regione? Vorremmo rivolgerci alla regione, questo purtroppo non è stato possibile. Se oggi siamo qui e se è stato indetto uno sciopero digitale per gli studenti e con i rappresentanti ci siamo trovati di fronte alla regione proprio per chiedere un dialogo con quest'ultimo e proprio per chiedere che venga creato un tavolo per discutere e tener conto delle problematiche inerenti agli studenti che vivono in prima persona questo rientro a scuola. Noi chiediamo di essere ascoltati e chiediamo che le parti sociali, i sindacati, le associazioni e gli studenti vengano presi in considerazione per il rientro a scuola.